Buongiorno e buon lunedì a tutti e a tutte. Allora, ragazze, benvenute innanzitutto in questo nuovo video e come avrete letto dal titolo, oggi vi faccio l'organizzazione sul mio armadio e sulla mia cassettiera. Insomma, in realtà vi faccio vedere un pochino come ho strutturato tutti gli interni che ci sono nella mia camera da letto. Allora, vi farò vedere l'organizzazione più che altro delle mie cose e molto velocemente come ho organizzato anche il lato di mio marito. Niente, vi lascio il video, buona visione e un bacio grande, buon lunedì. Ok, allora, scusate se la luce non è tantissima, ma infatti ho anche la tapparella abbassata perché sono le 9 di sera e io inizio solo adesso questo video che sto cercando di girare da stamattina. Comunque, allora, questa vabbè è la mia camera da letto, l'avete già vista, quindi non mi soffermo troppo. Di qua c'è l'armadio grande. Ecco qui. Allora, questo qui è un armadio IKEA ed è un armadio PAX. L'abbiamo strutturato noi insieme ovviamente al commesso che ci ha serviti e in base alle nostre esigenze. È un armadio con due ante, queste qui centrali da 1 metro e due ante laterali da 50 centimetri ed è un totale di 3 metri di armadio. È venuto a costare sulle 800 euro, ve lo dico perché me l'avete chiesto già anche in tantissime su Instagram e visto che ci sono ancora i commenti bloccati, che vi ricordo che i commenti qua sotto ai miei video sono bloccati, non perché li ho bloccati io assolutamente, ma perché sono stati bloccati da YouTube. Spero si ripristini il più presto possibile la situazione, ormai andiamo avanti da mesi e mesi. Comunque, chiusa parentesi dei commenti, però è giusto per dirvelo. Niente, vi stavo dicendo che l'abbiamo pagato 800 euro ed è largo, scusatemi, 3 metri ed è alto 2 metri e 36 ed è profondo 60 centimetri, compreso le antine. Allora, questo lato qui è il lato di mio marito e questo lato qui è il lato mio. Iniziamo subito dal mio lato e vi faccio vedere come l'ho strutturato. Allora, questa è l'anta da 50 centimetri. Ed è fatta così. Allora, lì c'è una scatola dove io metto tutte le mie borse, non ne ho tantissime, e quindi le lascio tutte in quella scatolina. Poi qui ho tutti i miei abiti, più che altro quelli lunghi, e sono abiti da cerimonia e anche abiti estivi, abiti insomma un po' misto perché ho messo qui tutti gli abiti lunghi in modo che non si rovinino e anche messo i cappotti, uno questo qui lungo e questo qua bianco e niente, qua ci sono appunto tutti gli abiti da cerimonia che come vedete sono lunghi, non tutti sono da cerimonia, la maggior parte diciamo perché non è che metto sempre abiti lunghi, anzi. Li metto più che altro in estate, la sera per uscire. Questo qui addirittura è uno strascico bellissimo, è un abito che ho messo per il matrimonio di mio cugino. Qua dietro ho tutte le pochettine appunto da cerimonia, mentre qui ho messo i copripiumini. Io in realtà ne ho quattro, di cui uno sul letto, uno a stirare e uno a lavare e uno qui. Quindi copripiumini con tutte le federe. E sotto invece ho le lenzuola e le federe, queste qua le uso più che altro in estate dove metto il copriletto, mentre in inverno utilizziamo solo i copripiumini senza il lenzuolo. Qui invece abbiamo la mia parte di armadio. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere come l'ho strutturato. Allora, la parte qui sopra è fatta così, insomma, ci sono le scarpe. Praticamente abbiamo fatto mettere una mensolina qui dove io avevo intenzione di mettere quei contenitori là che poi in realtà ho messo sotto al letto perché volevo mettere qui il cambio stagione, ma mi sono illusa, non ci sta assolutamente, nel senso che non mi basta una sola scatolina di quella là. Allora, ho fatto che mettere le scarpe, quelle che ovviamente utilizzo meno. Sono tutte messe là dietro in fila e poi queste due davanti. Allora, subito dopo la mensola abbiamo fatto mettere questo appendiabiti e gli ho appeso tutte le cose che non vanno ovviamente nei cassetti, ma che preferisco tenere appese e le ho suddivise per colori. Ho messo tutti gli abiti o comunque i golfini, le maglie sul rosa, anche se sono di vari rosa, però ho cercato di suddividerli così, quindi tutti rosa qua, poi ho fatto la parte dei grigi.
anche per avere sempre le cose un pochino meglio sott'occhio. La parte del beige e del dorato le ho messe insieme, poi le cose sul bianco e le cose nere. Così, devo essere sincera, mi trovo benissimo a suddividere per colori, perché come mi gira la mattina di vestirmi so già dove devo andare senza cercare come una pazza, e mi risulta anche un pochino più ordinato. Questo qui invece è vecchissimo e l'ho acquistato forse 10 anni fa da Ikea. Utile sì, per chi usa tanti foulard, io vabbè l'ho tenuto perché comunque è abbastanza comodo, anche se devo mettere delle cinture, per adesso ci sono giusto due foulard, ma non è che lo utilizzo tantissimo. Mentre la parte sotto, ora vi faccio vedere, qui sotto ci sono i miei vecchi organizzatori per armadio che utilizzavo nell'altro armadio, che era strutturato in maniera totalmente diversa. Sicuramente avrò fatto un video, sì, l'ho fatto, un video organizzazione armadio 2 anni fa, e se lo vedete è completamente diverso. Comunque mi aiutavo con questi piccoli organizzatori perché non avevo dove appoggiare la roba, insomma era un disastro, non avevo cassetti, niente. Li ho tenuti perché comunque mi sono utili. Qui ho messo tutte le mie canottiere che metto d'inverno, ma metto anche d'estate, quindi sono abbastanza versatili. Poi invece questo è vuoto e non so ancora bene che cosa metterci dentro, per adesso ci sono dei documenti che mi servono in questi giorni, e qua sotto ho nascosto, perché non so dove mettere, degli altri organizer. Allora, passiamo al lato dei cassetti. Come vi dicevo prima, ho 3 cassetti e una cesta. Nel primo cassettone ho posizionato tutte le mie maglie, insomma, che utilizzo ovviamente sempre, e anche qui ho cercato un pochino di suddividerle per colore. Quindi verdino, grigino, come lo vogliamo chiamare, verdino, poi qua ho messo una maglia bordeaux, tutto il lato di maglie nere, scusate se sentite scricchiolare il mio pavimento in legno che fa un grandissimo rumore, poi appunto magliette nere, una blu, una rosa, una bianca, e qui tutto il lato dei grigi, e l'ho suddiviso così e mi trovo veramente bene. Ah, ovviamente ha la chiusura rallentata, mi pare che si chiami. Poi qui sotto invece ho messo dei maglioncini, comunque cose che utilizzo tantissimo per stare in casa o anche solo per portare il bimbo a scuola. Quindi qua ci sono un sacco di pantaloni che utilizzo veramente solo in casa, difficilmente ci esco, e poi qua ci sono varie maglie, maglioncini che uso sempre per stare in casa. Mentre qua sotto ho messo tutti i miei leggings, jeans e pantaloni. Questo è piegato un po' malino. Ok. Ecco qua. Qua ci sono tutti i leggings, qua ci sono tutti i pantaloni neri e qua ci sono i jeans. Mentre qua sotto, nella cesta grande, ho messo questo vecchio organizzatore che non utilizzo più qui, però per adesso l'ho messo lì perché può sempre servirmi, non mi dà fastidio. E qua ho messo tutti i maglioncini, insomma, un pochino più grandi, che sono più ingombranti. E questo è sempre il pavimento che fa rumore. E questo è il mio lato. Passiamo ora in maniera abbastanza veloce al lato di mio marito. Allora, qui sopra, eccomi, ho messo i costumi, li ho lasciati lì dentro, e lì c'è tutta la roba da mare, teli e tutte queste cose qua, le cuffie, insomma tutte le cose che utilizziamo al mare. Devo acquistare degli organizzatori come quelli per suddividerli meglio, però per adesso sono lì e stanno lì. Allora, anche qui per lui stesso discorso, abbiamo messo appesi le tute, insomma un po' di sue tute con il pezzo di sopra e il pezzo di sotto. Poi qui ha tutte le sue camicie, non fate caso come sono stirate, ma io non è che sappia stirare benissimo per quanto mi impegno. Poi qua, ovviamente nel suo c'è più caos, questi non andrebbero messi così, ma noi abbiamo il portapantaloni, non importa. Comunque qua ha tutti i suoi maglioncini. Poi qua c'è il portapantaloni, appunto, che è comodissimo, peccato che mio marito mette sempre le cose a casaccio. Qui invece è suddiviso così, allora lì c'è il portapantaloni e qui ci sono i 3 cassettoni con il cesto. Allora, qui ci sono tutte le sue felpine, maglie, insomma, che mette in questo periodo.
e gli altri, in realtà, a parte questo che ci sono quattro cavolate, sono completamente vuoti. Noi non eravamo abituati a tutto questo spazio, quindi adesso ci ritroviamo con delle cose vuote, ma non importa, meglio così. Questo è tutto il lato di mio marito e dall'altro lato, che è l'anta da 50 cm, allora lì abbiamo le scarpe da cerimonia, quelle che utilizziamo veramente se ci va bene una volta l'anno, e sono le sue, le uniche scarpe che ha da cerimonia. Una addirittura sono le scarpe che ha utilizzato il giorno del nostro matrimonio. Poi sotto abbiamo l'album del nostro matrimonio e qui abbiamo, qui c'è l'abito del matrimonio e un abito elegante che ha messo al battesimo di Marek. Anche questo è quello del matrimonio, sì, è il gilet del matrimonio, mentre il mio abito da sposa io ce l'ho sotto al letto perché è super ingombrante. E qui ovviamente vedete che sono chiusi con nella plastica o comunque in un porta abiti, proprio per non farli andare a contatto con gli altri panni, perché questo lato qua l'abbiamo utilizzato per mettere i panni da lavoro, che sono puliti, sembrano sporchi, ma sono puliti. Mio marito fa la segnaletica stradale, quindi sono macchie che non vanno via neanche se li metto in candeggina, proprio non se ne vanno. Quindi sono panni puliti, ma lavorando comunque in strada, per quanto possa lavarli a 60 gradi, comunque preferisco che non stanno a contatto con gli altri panni. Quindi qua ci sono tutti i panni da lavoro di mio marito. Ecco, questa cosa l'ho fortemente voluta perché il pensiero che gli stessi panni con cui lavora davano a contatto con gli altri panni mi dava fastidio, proprio perché lui, lavorando in strada, facendo un lavoro comunque dove è sempre in strada, preferivo di no. Qui gli ho applicato una lucina. Questa qui l'ho acquistata a Lidl, ve l'ho fatta vedere in qualche vlog. Così praticamente quando è buio facciamo tutti nanna e lui si alza alle 4 del mattino, senza che sveglia tutta la famiglia, può aprire l'armadio e accendere la lucina, così vede cosa c'è all'interno. Stessa cosa abbiamo fatto comunque nelle altre parti di armadio. Adesso vi faccio vedere, mi sono dimenticata. Allora, l'ho messa qui per lui, infatti si illumina tutto l'armadio, come vedete. E idem per me, però dal mio lato me la sono messa più bassa perché faccio fatica, se no, tutte le volte ad arrampicarmi, visto che sono una nanetta. L'ho messa di lato, però vi assicuro che il risultato è perfetto lo stesso. Come vi dicevo, queste lucine le ho prese a Lidl, ne escono 3 in un pacco e le ho pagate 4,99 euro e sono comodissimissime. In più, nei nostri armadi ho messo questi profumatori Opla, scusatemi, della Coccolino, e sono buonissimi e super persistenti. L'odore si sente tantissimo appena si apre l'armadio, veramente ve li straconsiglio, anche se sto cercando di farmeli da sola con il Lenor. Poi vi farò vedere, se il risultato mi piace, vi farò vedere come li faccio. Ok, invece per quanto riguarda la cassettiera, allora questa è una cassettiera Hemnes, sempre di IKEA, non mi ricordo le misure, perdonatemi, non voglio dire una cavolata, ma l'altezza non me la ricordo, ma la larghezza sono 160 cm, questo me lo ricordo. Allora, e l'abbiamo pagata 199 euro. Questo è il lato di mio marito e questo è il mio lato. Qui ci sono i calzini. Io li piego così, mi trovo benissimo. E di qua abbiamo le mutandine. Voilà. Mentre qui abbiamo tutti i pigiami. Ecco, qui è passato mio marito. È appena passato mio marito. Vabbè, comunque, giuro che erano a posto. Da questo lato qui gli ho messo tutti i pigiami. Questo è l'esperimento che sto facendo, poi vi farò sapere. E qua sotto invece abbiamo, oltre a un quadro che non sapevo dove mettere, i pigiami pesanti, che in realtà quest'anno abbiamo messo pochissimo, però ci sono sia i miei che i suoi, essendo che questo lato qui, questa parte qui è molto più alta rispetto alle altre, ci stanno i pigiami un pochino più ingombranti. Questo invece è il mio lato, qui ho le mutandine e qui ho tutti i bijou, non ve lo apro perché c'è un caos da questa parte, le mutandine preferisco non farle vedere. E qui invece abbiamo reggiseni,
calzettoni che utilizzo per stare in casa, perché noi in casa stiamo sempre perennemente scalzi o con le calze antiscivolo. Lì ci sono le calze natalizie e qua ci sono tutti i vari collant, calze pesanti comunque da mettere sotto i vestiti e cose varie, e qui ci sono i calzini. Mentre qui sotto io metto i miei pigiamini. È sempre un profumatore dell'Acquacolino ed è buonissimo, ve lo straconsiglio. Invece per quanto riguarda i comodini, ragazze, allora abbiamo scelto questa tipologia di comodini qua perché appunto, avendo molto spazio sia nell'armadio che nel comò, i comodini ci servivano veramente più che altro per appoggiare i cellulari e due cavolate. E poi qua dentro, questo è il lato di mio marito, ci sono tutti i caricabatterie, il suo orologio, i termometri, perché abbiamo avuto mare che è ammalato e quindi ci veniva comodo lasciarli qua, in realtà li lasciamo qui, e poi il telecomando e una bajour. Mentre dal mio lato abbiamo la foto della mia bisnonna con una portacandele di sera, bellissimo, accendere la candelina prima di fare la nanna, e un vaso con fiori finti, e qui regna il caos. Allora, qui abbiamo tutte le varie cremine per le mani, la camomilla, il timo, tutte queste cose qua, un libro che sto leggendo della quale vi parlerò sicuramente, Home Sweet Home, poi varie pinze, caricabatterie, elastici, fazzoletti e cose varie. Da questa parte qua, dove c'è questo vuoto, metto più che altro l'asse da stiro, le ceste per i panni, e qua sopra, su questo specchio che è fatto così, dell'IKEA, dove qui ci si possono appoggiare anche le collane, insomma le cose che utilizziamo, io non le uso tantissimo quindi non le appoggio, da questa parte qua ci mettiamo gli abiti che utilizziamo durante la giornata, che magari vogliamo rimettere il giorno dopo, o magari ce li togliamo il pomeriggio per poi rimetterli la sera, non lo so, comunque gli abiti che non sono sporchi, che si possono rimettere, li mettiamo qua per non metterli nell'armadio, perché non amo mettere nell'armadio i panni che abbiamo già utilizzato. E comunque lo specchio rimane qua così. Lo specchio, se non mi ricordo male, l'ho pagato 50 euro. Poi passiamo di qua, sotto la finestra, ho messo questa cassapanca che abbiamo acquistato a Lidl molto tempo fa, dove all'interno ci metto tutti i panni da stirare. Prima ci mettevo le lenzuola, i copripiumini e cose varie, ora ci metto tutti i panni da stirare. Mi trovo benissimo perché non ho più un gran caos esagerato lì dietro e sono nascosti e mi trovo una favola. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato un pochino di ispirazione. Mi sono dimenticata di dirvi nel video che noi abbiamo il letto contenitore, dove all'interno metto tutte le coperte, quelle lì grandi, metti a fuoco, grandi, ingombranti, coperte invernali, le trapunte, insomma metto tutte le coperte al suo interno, mentre sopra, dove avete visto che c'è una scatola bianca, ci sono tutti i vari cuscini che non utilizziamo spesso, e in più sotto al letto faccio anche il cambio stagione e ho il mio abito da sposa, che è molto 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 ingombrante, prende metà letto contenitore, quindi non potrei mai stare senza il letto contenitore, che è il letto della stanza vecchia, perché da IKEA non abbiamo trovato proprio la soluzione che ci piaceva. Stiamo girando un pochino perché vorremmo cambiarlo per farlo bianco e uguale all'ambiente, anche perché stona un pochino con i comodini che sono un po' troppo alti. Piccola parentesi. Niente ragazze, io vi mando un bacione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale e se vi fa piacere iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriverà la notifica tutte le volte che caricherò un nuovo video. Vi ricordo che io carico video il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ora vi mando un bacione grande, buon inizio settimana a tutti, ci vediamo mercoledì con un nuovo video.